20.000 mi piace, io non faccio niente. Cioè, guardate, mi rimane acceso, il pairing rimane e io posso riattivarlo così. Supreme chi? Off-White cosa? Philip Lane chi sei? È online finalmente la Sgara Shop. Link in descrizione. Ciao ragazzi, come state? Buonasera. Oggi siamo qui con questo pacco. Vi ho chiesto su Instagram, in questa storia, che cosa si celava all'interno di questa scatola bruttissima, ragazzi. Perché mi è arrivato questo pacco dalla Cina che ho comprato su Wish. Ovviamente sapete già che cosa c'è dentro perché l'ho scritto nel titolo. Va bene, bravissimi. C'è questo alone di mistero su una cosa che sapete già che cos'è. Tra l'altro non è neanche dentro la scatola perché ho paura che si spacchi. Amici miei, oggi siamo qui perché ho comprato su Wish, questa è la scatola che mi è arrivata appunto dalla Cina. Ho comprato un drone a 1 euro. In particolar modo ho comprato questo affare qui, che dovrebbe essere il... Mi è arrivato oggi, quindi ieri, in base a quando voi state guardando questo video. Praticamente proviene da questo negozio che si chiama Yangyang. Ed è un drone professionale, cioè è il clone del Mavic Pro e mi è costato la bellezza di 1 euro durante il Black Friday. Quindi ho detto: vuoi che non lo proviamo? Tra l'altro, ho comprato anche altri gadget che vedrete poi nei prossimi video. Sempre comprati 1 euro, sempre comprati al Black Friday. Voi pensate che ho preso un sacco di gadget ed è costata più la spedizione dei gadget stessi. Io voglio capire come fa un drone con tutta questa roba che adesso vi faccio vedere a costare 1 euro. Voglio che me lo spieghiate. Infatti, nel titolo ho scritto esplode. Punto di domanda per... La vera domanda è: esploderà questo drone? Ho scritto Mavic Pro Clone Professional 4K, quindi in teoria dovrebbe avere anche la fotocamera. A 1 euro. Secondo me questa fotocamera sarà fake. Comunque, vi faccio vedere che cosa c'è all'interno della scatola. Il drone, che è questo qui. Ovviamente, questo è quello fake. E questo invece è quello originale. Notate qualche differenza? Questo è completamente di plastica. Credo che pesi tipo 20 grammi. Quell'altro invece costa 1300 euro. 1000 euro. E è un drone dronoso. Poi, ovviamente, abbiamo questo joystick. E io mi chiedo, no? Ovviamente non erano contenute le pile. In particolare perché non è ancora esploso. Cioè, l'ho tirato fuori adesso dalla scatola, ma non è esploso. Una grandissima vittoria questa. Questi gadget qui che ci servono per la manutenzione del nostro drone da 1 euro. Non so esattamente come siano rientrati nei costi di produzione di questa roba. Un cacciavite che serve per aprire lo scomparto delle pile del nostro drone da 1 euro. Questa roba qui. Ovviamente, il cacciavite è molto piccolo perché è cinese. Perché, come sapete, sono piccoli. Cioè, a parte qui, che è enorme. Molto interessante che ci hanno dato anche 2 ali di riserva. Solo che il nostro drone ne ha 8. Io che cosa me ne faccio di 2 ali di riserva? Cioè, se ne spaccano 3, che cosa faccio? Questa è una domanda che non si sono posti in Cina. Chi se ne frega? Te ne diamo 2 di trollo. Ah! Così ne devi comprare un altro. E ti diamo altre 2 ali. Così se te ne spaccano 5, sono cazzi tuoi. Nella confezione, che è questa roba qui, ragazzi, mi è arrivata così. Non era dentro una scatola, era questa cosa. Tra l'altro, piccolo trick che ho visto che utilizzano su Wish è il fatto di far comprare le cose a 99 euro, quindi non superate quasi mai 99 euro, in modo tale che non pagate la dogana. Cos'è questa roba? Non mi hanno dato nessun materasso. Questo euro, potevano farsi mancare anche la custodia? No, ovviamente no. Io spero che non ci sia dentro della polvere bianca. Poi abbiamo le istruzioni chiaramente in cinese che dovremo decifrare attraverso la nostra competenza linguistica. E abbiamo queste altre istruzioni in cinese, quindi adesso dobbiamo capire anche come si accende il tutto. E anche qualcos'altro qua vedo. Un tappo. Dove lo metto questo coso? Arancione. Questo è il contenuto. Su Wish, appunto, ci sono queste offerte molto strane e voi non vi dovete fare domande sulla provenienza dei vari prodotti che acquistate. Arrivano. Poi siano fatti di sostanze strane, non lo sapremo mai. Ovviamente il drone ci arriva anche con il caricabatterie, che è questo qua. Questa è la batteria del nostro drone, che credo duri tipo 1 minuto, qualcosa del genere per aria. E invece questo è il caricatore. Praticamente vi danno questo cavo USB con questa cosa, ragazzi, che non esiste in nessun luogo del mondo. Credo solo in Cina facciano dei
dei pinnetti piccoli così, questa è per caricare la batteria. Come funziona questo drone da un euro? Uno, non due, un euro. Allora dobbiamo infilare la batteria qui dentro qua. Tra l'altro è anche figo perché se voi pensate che vi potete portare a casa un drone, che adesso dobbiamo vedere se esplode, a meno di 2 euro, perché costa un... è una vittoria, ragazzi. Ora vi faccio vedere la particolarità però cringe di questo drone. Praticamente se io vado a cliccare il tasto di accensione, come vedete si accendono tipo le sirene. Tra poco arriveranno i carabinieri a chiedermi perché ho acceso questo drone tossico. Faccio vedere come si irra il tutto. Praticamente, togliamo lo zoom. Allora, io ho il drone appunto con cui ho premuto il tastino qua da accensione. Dopodiché dobbiamo accendere il joypad. Tra l'altro ho scoperto, praticamente tutti i tasti sono finti. E non so perché hanno fatto un joystick così grosso per due tasti. Per fare il pair dobbiamo accendere prima ovviamente tramite questo pratico tasto di accensione. Fa questo rumore, non cringe. Alziamo la levetta. Abbassiamo la levetta. Dopodiché, in teoria, il nostro drone dovrebbe smettere di lampeggiare. Quindi è assolutamente un drone che non lampeggia più. Ok? Pensate un po'. Quindi, dopodiché adesso basta accenderlo, ragazzi. Però lo farò da terra, perché ho paura che le eliche, mentre girano, tipo, partono via e mi spacca tutto. Le batterie che servono per questo joystick sono le AAAAA. Versione piccola delle stilo, quelle per i telecomandi. Dobbiamo alzare praticamente la levetta per accendere i motori. È partito davvero, ragazzi. Ma allora non esplode! Per il momento. Andi lontano! È leggermente sbilanciato. Sono delle correnti d'aria, evidentemente. Non capisco i LED a che cosa servano. Ma è assurdo, ragazzi. Oh! Ragazzi, ma è incredibile! Oddio, oddio! Lo facciamo landare. Cabin crew ready for landing. Un ottimo prodotto. Tra l'altro una roba che ho notato molto interessante è il feedback che ho con il telecomando. Cioè praticamente credevo che con una roba da un euro non si potesse raggiungere un tale livello di precisione. Adesso comunque l'abbiamo usato in un ambiente piccolissimo, quindi tipo a 70 centimetri di distanza con il drone. Ovviamente la frequenza radio di sta roba è 2,4 GHz per prolungare le onde. Credo che comunque un prodotto del genere abbia una lunghezza massima di controllo tipo di 10 metri, qualcosa del genere. Quindi non è che funzionerà assolutamente molto bene. Però è molto carino, soprattutto da usare in casa e tipo fare gli attentati a vostra madre. Forse quello no. Che cosa ho notato di molto interessante? Praticamente nella descrizione del nostro prodotto c'è scritto che la telecamera è 4K. 4K. Allora, io non capisco dove abbiano inserito questi K e dove abbiano inserito soprattutto la cam. Perché ho notato una cosa molto bella. La cam è finta. Cioè è un enorme clickbait questa. È un clickbait cinesi. Hanno inserito questa cam, che tra l'altro si muove pure, guardate. Ma non c'è una fotocamera. Ora rifacciamo decollare e vediamo cosa succede. Vorrei farlo decollare da qua. Pronti al danno? Perché non parte? Ok, in teoria adesso si dovrebbero accendere i motori. Voglio farlo andare vicino alla fotocamera. Credo che abbia un'altezza minima di decollo. Proviamo a farlo avvicinare lì a quella telecamera. Oh mio Dio, sto per fare un danno. Ma è fucking incredibile sto coso. Cioè è incredibile sto aggeggio da un euro. Pazzesco ragazzi, anche come rimane stabile. Feature interessante. Questo drone va in protezione quando tocca qualcosa. Vabbè, credo che anche tutti gli altri droni che voi conosciate in commercio abbiano la funzione protezione. Credo che abbia anche una distanza minima dal terreno. Vediamo se riusciamo a farlo partire dalla mano. Fermati. Perfetto. Ragazzi, ma è incredibile. Holy shit. Ma è incredibile sto affare qua da un euro. Tra l'altro è anche molto carino. Sembra un pesce. Non mi sarei mai aspettato un prodotto così valido pagato così poco. Ragazzi, è davvero incredibile. Cioè guardate, mi rimane acceso. Il pairing rimane e io posso riattivarlo così.
Forse è meglio di no. Questo drone da un euro, assurdamente incredibile. Non mi sarei mai aspettato un prodotto così fatto bene. Tutta plasticaccia ovviamente che puzza, non perché è cinese, ma proprio perché evidentemente si usano dei prodotti di scarsissimo livello. Ovviamente per farlo costare un euro, voi capite benissimo che qualcosa di strano c'è in tutto questo. Tutti quanti ce lo saremmo chiesti almeno una volta. Perché i droni costano così poco su Wish? Questo era il drone, fatemi sapere se anche voi l'avete comprato durante il Black Friday, vi è arrivato tipo 3 mesi dopo. Interessante come prodotto. Io tra l'altro ho comprato altri gadget sempre su Wish, sempre da un euro, che vedremo poi insieme. Tra l'altro ragazzi, altra cosa, ovviamente le felpe Stonks sono uscite anche in versione natalizia. Questa è l'immagine delle felpe che sono uscite recentemente, sono appunto quelle di Natale, sono quelle versione Christmas. Per questo video di gadget è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Woo!